Benvenuti a tutti da Punto Sin Punto a questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlarvi di un evento che ha scosso le fondamenta portanti di Habbo.it, lo scam di Osl. Molti se ne sono accorti, qualcuno non se ne è reso conto, ma il 4 vs 4 di Osl è sparito dalla circolazione. A questo punto vi starete chiedendo: cosa è successo? Chi è stato a scammarlo? Ebbene, è stata una nostra vecchia conoscenza, Gwen Valentine. E oggi è proprio qui con noi. Ciao a tutti ragazzi, sono Gwen Valentine e sono qui oggi con Bundo Stimbundo per parlarvi di quello che è accaduto con Osl. Perché hai scammato Osl? Come hai fatto a farlo? Hai usato dei fake login? Hai usato degli strani programmi? No, Stin, semplicemente non ho avuto l'opportunità. Alla fine penso che tutti l'avrebbero fatto. Cioè, perché non dovevo farlo? Perché è sbagliato? Immorale? No. Semplicemente mi sono ritrovato ad avere in mano uno degli account più ricchi e conosciuti in questo gioco e ne ho colto l'occasione. Perché comunque penso che qualsiasi utente iscritto da diversi anni l'avrebbe fatto. Anche perché, come ben sai, qui sopra tutti spendono soldi reali, come appunto Osl. Ma quindi, in sostanza, sei riuscito ad avere l'accesso al suo account? Cioè, ma quanti crediti aveva? Quanti rari? Soprattutto, come hai fatto a scammarlo? In pratica Oslo un pomeriggio mi scrisse dicendomi che voleva distruggere il suo gioco per appunto il 4 contro 4 per ricrearne uno da solo. In pratica nel suo c'erano moltissimi furni di altre persone e comunque queste persone stesse lo sfruttavano e loro erano calle dal 2000. Sì, ma in che senso lo sfruttavano? In pratica Dadol si faceva pagare una quota di 50 crediti alla settimana per appunto poggiargli i furni. Inoltre avevano comunque la possibilità di falsare i record cliccando più volte il timer. In pratica riavviandolo arrivava anche a dare 4 punti a partita. E molte settimane dove ho vinto io, in cui diciamo facevo team con uno di loro. In pratica avendo diritti potevano, facendo doppio clic sul timer, facevamo tipo i record in circa 5 partite. 5 partite equivalevano a 17-18 punti. Mentre Cal invece cercava ripetutamente di scammarlo, chiedendogli i dati dell'account 30 volte al giorno, dicendo che lui non era abbastanza attivo per pagare ogni settimana i vincitori e per questo aveva bisogno della sua password. E niente, comunque inoltre lui, cioè Osler, era così buono che, da farsi mettere i piedi in testa fino a regalargli tutto quello che gli chiedeva. Quindi, essendo a conoscenza di tutto, sapendo che due utenti lo stavano sfruttando ed uno era pronto a scammarlo, avendo appunto la possibilità di farlo io, ho fatto quel che ho fatto e penso sia stata la miglior cosa. Quindi in pratica hai detto: se non lo faccio io, tanto lo fa lui, come il processo di Norimberga in pratica. Ma come hai fatto tu ad ottenere i dati di Osl? Te li ha forse dati lui? Come ti dicevo prima, a Osl serviva il mio aiuto per la creazione del nuovo 4 contro 4, con tutta la sua roba. Ed io inizialmente mi sono offerto di aiutarlo, passandogli in scambio circa 800 Wired, 300 Lodge e vari furni necessari per la costruzione. Così poi Osl mi chiese di andare in chiamata con lui e decise, diciamo, di fidarsi di me. Forse anche perché poco prima gli avevo appunto donato un sacco di cose. E dato che lui è negato con Hub perché è down, perché appunto non riesce neanche a riprendere un furno in mano dopo averlo appoggiato, non riesce a appoggiare più 10 furni consecutivamente e non riesce neanche a cambiare il motto, quindi figurati. Lui, annoiato di posare i Wired, decise di far fare il lavoro sporco a me, dandomi i dati di Thingweaver. Beh, per chi non lo sapesse, TeamViewer è un programma o applicazione che permette il controllo remoto di dispositivi, come appunto i computer, a distanza. Viene utilizzato dai tecnici per evitare di doversi appunto recare nelle abitazioni o luogo di lavoro per fare delle modifiche ai software. In pratica è un semplice controllo a distanza, stile Ratatouille che fa cucinare l'umano, dai. Ottenuti i dati di Thingweaver, era in grado di poter usare il suo mouse e la sua tastiera, così iniziai a posare i furni necessari, mentre nel frattempo chiacchieravamo. Ad un certo punto arriva un suo amico. Amico o amica? No, amico, lui è frocio. Ah, quindi Oslo è omosessuale. Quasi quasi gli presento Federix Luxor, non si sa mai che per uno scambio di draghiciata. Vabbè, lasciamo perdere. Insomma, Osler era in camera con l'amico, anche lui gay, e ad un certo punto sento Gabriel, che è il nome reale di Osler, squillare il telefono. E in pratica era il ragazzo con cui il porco, cioè Gabriel, si sentiva.
Il presunto fidanzato sembrava interessato ad incontrarlo per scambiarsi, diciamo, effusioni amorose. Insomma, se lo voleva chiamare. Esattamente. Ma per te Oslo lo butta o lo prende? Per me, valutando come la piglia in culo da Dador, che è un bimbetto e Cal che è di piccolo, anziché l'età, ha due cose che finiscono per ello. Adesso non sono a parte, dai, che è successo? In pratica, Osl e il ragazzo si misero a litigare, in quanto Gabriel non poteva incontrarlo, dato che era occupato a darmi supporto morale nella creazione della stanza. Io sentivo ciò che dicevano perché era in viva voce. Vabbè, comunque ad un certo punto Osl si è stufato e gli ha chiuso la chiamata in faccia a questo presunto ragazzo ed è uscito con l'amico a fumarsi una sigaretta in balcone. E in pratica mi pareva di essere come un napoletano in una fabbrica di orologi. Uè, uaio, bello sto orologio, insomma, essendo il 29 dicembre avevi ancora tutte le dita. Sì, esatto. Inizialmente, sebbene rimasto l'unico a controllare il suo computer, continuai a posizionare i furni, ma pian piano in me ogni volta che aprivo l'inventario vedevo quei draghi di Giada. Dal valore di circa 7.000 crediti ciascuno. Forse a frenarmi dall'agire era il timore che se Osl mi avesse, cioè avesse visto fare movimenti sospetti, sarebbe intervenuto chiudendosi in Weaver. Quando però ad un certo punto il cellulare di Gabriel ha iniziato a squillare, probabilmente cioè non l'aveva portato con sé sul balcone, ho avuto la certezza che non era nelle vicinanze e che probabilmente non lo sarebbe stato per qualche minuto. E quando la gatta non c'è, i topi ballano. Oppure, se sono handicappati come Calo Rigoletto, se lo mettono in testa. Ma questo è un altro par di maniche. Così, insomma, gli fottesti tutto? No, in realtà la prima cosa che ho fatto è stata quella di bloccargli il mouse. Come hai fatto? Hai disinstallato qualche driver USB? No, no, è un metodo molto complicato, ci metterei troppo a spiegarlo. Vabbè, dai, prosegui allora. Cosa facesti dopo aver bloccato il mouse? Ho cambiato i dati, in pratica addirittura la sua email non era neanche verificata. Giusto per farvi capire quanto fosse rincoglionito. Lui non aveva inserito nemmeno le domande di sicurezza, così le ho inserite io dal suo stesso computer. Mi sono dunque scollegato da TeamWeaver e sono entrato con l'account di Osl al mio computer. Mi sono passato sul mio PC principale, Gwen Valentine, e tutti i furni presenti nel 4 contro 4, compresi comunque i divani polari, i draghi di Giada, alcune Lodge, poi tutti i miei Wired. E nel frattempo però in pratica Osl era tornato al computer. Probabilmente aveva riavviato il computer, il mouse si era ripreso. Quindi loggando lui crashavo io, poi loggavo io e crashavo lui, e così via per una decina di minuti. Ad un certo punto Rigoletto, probabilmente allertato da Cal, nonché comunque lecchino dello staff, decise di bannare il personaggio Osl. Io a quel punto comunque mi resi conto che Rigoletto avrebbe potuto facilmente controllare gli ultimi scambi di Osl, risalendo al personaggio a cui i furni erano stati passati. Così decisi di ripassarmi i furni su alcuni cloni, giusto in tempo prima di vedere il mio personaggio principale essere bannato a vita per scamming. Vabbè, insomma, com'è finita per adesso? Beh, come ti ho detto, Gwen Valentine è ancora bannato. I furni li ho sui cloni e per quanto riguarda Osl è riuscito a farsi sbannare l'account e a riprenderselo. Bene, dubbio sviscerato, ma tu mi dicesti che inizialmente volevi rubargli solo i rari senza rovinare il gioco. Perché poi hai cambiato idea? Sì, inizialmente era così, poi però ho riflettuto su una cosa. Cioè, per chi mi conosce saprà che avevo precedentemente distrutto i 4 contro 4 di Cal, Dadol e Oliver. Questo perché da quasi un anno il coltore è gelato, Fiora, quel che cazzo è. Insomma, il 4 contro 4 è in testa al navigatore. Sarebbe anche una cosa positiva, solo non fosse che è come un vaso di ferro che si diverte a viaggiare con tanti vasi di terracotta. Ah, questa citazione a Don Abbondio mi piace un sacco. Insomma, stava soffocando tutti gli altri giochi, volevo liberare la community e permettere a nuovi giochi una maggiore visibilità, senza contare che mi stanno sul cazzo tutti quelli che passano intere giornate dentro una stanza pixelata, ripetendo sempre le stesse mosse, sparlando degli altri e litigando ogni 3x2. E questo tuo desiderio, dunque, alla fine si è avverato?
Purtroppo no, manco 10 minuti dopo apre il navigatore e trovo il 4v4 di Bundesstimmt aperto. Beh, l'ho costruito spendendoci un sacco di crediti, lo tenevo pronto in attesa della fine di Oslo, che sembrava però non arrivare mai. Ho ricevuto decine di messaggi su Skype, WhatsApp, pagina Facebook che mi dicevano: "Stin, hanno scammato Oslo." Così la prima cosa che ho fatto è stata aprire ed invitare persone al mio 4v4, dopodiché mi sono informato sull'accaduto. Io sinceramente non ho voglia di buttare troppi crediti in premi settimanali, già 20 crediti mi sembrano troppi. Preferisco donarli qua a voi iscritti con qualche competizione. Quindi io tenevo il gioco e lo terrò sempre, qualora tutti lo chiudessero, per chi volesse semplicemente divertirsi in compagnia, non solo per il premio. Ma già dal giorno dopo, loggando alle 11 di mattina, essendoci pure Sony a casa mia, mi ero svegliato più tardi del solito, notai ben due 4 vs 4 darsi battaglia, quello di Oliver 53 e quello di Pennywise, così accantonai l'idea di invitare nel mio. E mi risedetti tranquillamente sul mio trono HC e andai con Sonya alla Decathlon per comprarmi gli scarponi da sci. Insomma, grazie intanto a Gwen Valentine per averci spiegato l'accaduto. Nessun problema, conosciuti un mondo, alla prossima. Ragazzi, cosa ci insegna questa vicenda? Che per quanto la nostra moralità possa essere ferrea, certo quella di Gwen non lo è mai stata, ma questo è un particolare. Quanti, se si trovassero davanti 1 milione di euro così su un piatto d'argento, non se lo prenderebbero? Sapendo che nessuno potrebbe far loro niente. Certo, una cosa è rubarlo a una banca, sconosciuti, e che di certo sono in grado di sopravvivere. Rubargli un amico è ben diverso. Rubereste 5.000 euro a un amico? Beh, se fossi milionario non vi fareste troppi rimorsi. Ma se quelli fossero i suoi unici risparmi? È diverso, vero? Eppure sarebbe sempre la stessa persona, stesso amico, stesso importo, stesso gesto malevolo. Cambierebbero solo le condizioni. Come nei Wired, un innesco più un effetto hanno conseguenze completamente diverse in base alla condizione. Gwen si era trovato di fronte a questo, rubare circa 15.000 crediti in furni ad un amico, che comunque sul clone ha tantissime altre cose, e che di certo non si dispera per questa perdita. Per di più, comunque, su Habbo, non soldi reali, sebbene però Oslo comunque questi soldi li aveva ottenuti caricando soldi reali. Ha scelto di rubarglieli. Quanti sono in grado di giudicarlo? Chi vuole scagliare la prima pietra? Non sono qui per difenderlo, ha compiuto un atto disdicevole, però temo che molti nella sua posizione avrebbero fatto lo stesso. Io probabilmente no, forse perché sono abbastanza ricco, forse perché Oslo mi donò 500 crediti per il museo, forse per puro principio morale. Ma se questo mi fosse capitato anni fa? Da povero? Da piccolo? Chissà, non si può mai sapere. Una sola cosa deve insegnarci tutto questo: mai utilizzare TeamViewer e poi lasciare a qualcuno il controllo del vostro PC, senza che siate fissi a supervisionare. Una cosa sono furni su Habbo, ma se vi fotte i dati della carta di credito di vostro padre e ci si compra un televisore da 5.000 euro, poi che cazzo fate? Certo, anche esperti sarebbero in grado di farlo senza farvi accorgere di nulla, ma è come le casette dei tre porcellini: preferite stare in quella di paglia o in quella di mattoni? Se uno vuole entrare, le porte l'hanno comunque tutte, ma se qualcuno volesse forzarla non avrebbe certo la stessa facilità. Essere sicuri in tutto è impossibile, limitiamoci a risolvere ciò che possiamo. Se qualcuno vi blocca il mouse, spegnete il PC, togliendogli l'alimentazione. Se la batteria del portatile non è rimuovibile, staccate il modem, insomma, trovate una maniera per bloccare tutto. Se riuscite, riavviate e controllate che è successo. Per sicurezza fate un ripristino del sistema all'ultimo salvataggio, qualora vi avessi installato spyware o keylogger. Insomma, questi sono i miei consigli. Se volete perdere giornate al 4v4, continuate a farlo, ma fossi in voi darei qualche chance anche ad altri giochi meritevoli. Infine, se volete creare qualcosa di durevole, non usate mai il Builders Club, poi vi passa la voglia di sborsare soldi. Meglio spendere molto per avere tutta roba propria che doverla ripagare nel tempo, in eterno. Non fatevi posare roba ad alti. Se volete che il gioco duri, o verrete messi alle strette da subdoli ricattatori come Dadol. Per quanto riguarda Caldi, morti di fame se ne verano, ma te batti pure Voldemort, fatti un paio di domande. Senza contare che sei talmente messo male che sei il Checco Montana dei poveri, non solo perché vi chiamate entrambi Francesco, sarà per caso un caso? Ma anche te, come lui, caro mio, ci provi un po' con tutte, solo che a te non te la dà nessuna. Che poi mandi foto tue false in giro, che non hai mai avuto le palle di attivare la webcam, che ti fai imboccare da tua madre? Io non ho parole. Senza citare quando costruisti la stanza col Builders Club per scriverci "Sonia ti amo" alla mia ragazza, cioè. In quel periodo stavamo sempre a parlare e tu da un giorno all'altro prendi e cerchi di fregarmi i clienti per i giochi, ci provi con la mia ragazza. O ricicli la stessa stanza per tutte le ragazze? Cambi solo le lettere dei nomi? Vabbè, dai, nel prossimo video ci sarà proprio la dimostrazione di quanto sei morto di fame. In un bellissimo prank a caldo.
Bene, domanda, solite regole, lo sapete, le dovete rispondere qua sotto nei commenti e mettere dopo il vostro nickname per ricevere il premio. Comunque sta scritto tutto qui. La domanda è: di che colore sono i draghi di Giada? Non serve che diciate la tonalità, basta che diciate il colore. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo sui social. Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso. In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale. Infine, ecco qua i social sui quali potete seguirmi. Trovate i loro link qua sotto in descrizione. Grazie della visione.